premio Tenco è un fuoristandard. Sì. Perché? Perché nel premio Tenco, al premio Tenco niente è standard, cioè io ho imparato con gli anni che qua si arriva, ci si aspetta qualsiasi Questo. cosa, succederà qualsiasi altra cosa, non bisogna avere aspettative di nessun genere perché può succedere di tutto. Se stasera sono qui, è perché so perdonare. Oggi mi piace Bruno Lauzi, che E purtroppo non c'è non più. voglio Oggi mi piace Sergio Endrigo, cercare oggi mi via piace Luigi così Tenco. il mio amore per te. Come scalare la montagna più alta del mondo, e ora che sono qui voglio Per me questo non è un festival, non è una rassegna, non sono 4 giorni. Questo è un modo di vivere la musica. È un modo completamente diverso di vivere la musica, ma non solo la musica, di musicare la vita, che è diverso. Non di vivere la È musica, perché cioè di ti voglio dare un bene. senso musicale alla vita. È perché tu hai bisogno di me. Se tu Anche fossi una se brava non lo ragazza, la sei. ragazza che sognavo di incontrare, probabilmente adesso invece di volerti bene sarei altrove. Che carino, Tenco. La schizofrenia tenchiana, parte prima. Da un lato c'è lo spettacolo istituzionale, c'è la situazione istituzionale. Ok. Dall'altro c'è il Il circo. delirio. Allora, in mezzo c'è Addirittura. un buffet. C'è l'infermeria, dove si cerca di curare. Il buffet inizia con l'infermeria. Infermeria. L'infermeria è un luogo che ti farò conoscere. Oddio, anche no. Sì, Si passa lo tutti voglio vedere, lo voglio dall'infermeria. vedere. Si passa, non lo puoi vedere, lo devi Punto frequentare. primo, i Devi. sette savi. E Punto secondo, poi andiamo all'infermeria. infermeria. Bene. Che serate esilaranti, amici. Ma la domanda è, Morgan, dov'è? Loro sono due dei sette savi, forse. Sono l'ottavo e l'ottavo e il nono L'ottavo e il savio. nono dei sette savi. Sono cinque. Sono cinque, ma in E realtà li Giorgio è chiameremo uno sette dei savi. Saremo sette, ci diamo molto da fare. Il Giorgio. Senti, ma come sarà quest'anno Tenco? Il tempo quest'anno sarà un'esplosione di gioventù, di novità mischiate a dei vecchioni incredibili che ci faranno. Quindi crossover. Crossover. Lontano, lontano.